Bene, buongiorno. Buongiorno. Vittoria, oggi è il 15 di aprile e dunque siamo ormai a fine anno scolastico. Questo sarà probabilmente l'ultimo tuo seminario di letteratura. Intanto ci vuoi fare un po' il resoconto di questo anno scolastico? Come ti hai trovato? Con un po' più di entusiasmo, studiavo via via, la cosa è scomparsa però perché diciamo ce n'è da un po' di tempo che non sto facendo niente, l'ho presa un po' troppo alla leggera, questo lo sappiamo tutti, vabbè. Quindi oggi ci saranno pure i pagellini, come torno a casa, se mamma vede il pagellino mi sa che mi chiude, mi segrega in casa e non mi fa uscire più. Dunque, le tue aspettative su questo pagellino interperiodale? Non sono molto buone, non su tutte le materie. Italiano già mi ha avvisato che non mi mette molti alti, perché anche se l'interrelazione è andata bene, non me li mette perché non ho studiato, ho studiato solo quella volta e non l'ho studiato più. Matematica? Matematica penso che vado, cioè mi mette almeno la sufficienza me la mette. Fisica? Fisica non ne parliamo proprio, che non fa per me. E se dico fisica, tu cosa pensi? Cosa bruttissima. Una forza cos'è? Oddio, professor, no. Andiamo avanti, no, fisica proprio in zero. Se io invece dovessi dire lettera di una sconosciuta, tu a cosa penseresti? Allora, mi viene in mente il libro che lei ha dato a una mia compagna, che però non ha letto e ho letto io. E il libro mi è piaciuto molto perché racconta di una storia di una ragazza che fin da quando era bambina, aveva 11-12 anni, fino a quando non è morta, è stata sempre innamorata dello stesso uomo, anche se lui non l'ha mai riconosciuta, né quando era piccola, né quando era una ragazza, né quando è diventata donna. E lui è stato in tutte e tre le fasi della sua vita, l'ha incontrata in tutte e tre le fasi. Quando era bambina l'ha conosciuto perché era una sua vicina di casa, però lui quando è diventata ragazza non l'ha riconosciuta. Quando era ragazza l'ha incontrata ad una festa e però lui c'è stato, ha passato la notte con lei. Allora andiamo con ordine, ricordiamo un po' i personaggi, la trama e poi la critica che tu sicuramente farai. Il romanzo racconta di una lettera che ha ricevuto un uomo sulla quarantina da una sconosciuta. Lei, sin da quando era questa donna che gli scrive la lettera, sin da quando era bambina è stata sempre innamorata di questo uomo. Perché lo incontra un giorno, perché lui si trasferisce vicino a casa sua, nel suo vicino di casa. Poi quando era ragazza lo incontra ad una festa. Passano la notte insieme, lei si dona a lui. E poi alla fine, quando lei se ne deve stare andando, gli regala una rosa bianca. Poi, quando è in questa notte d'amore, rimane incinta. Però in tutto questo tempo non glielo dice, fino a quando che una sera la rincontra e fanno di nuovo l'amore e lui però non la riconosce. E lei non gli dice nemmeno del suo bambino. In tutto questo tempo, da quando lei aveva 11 anni fino a quando ne avrà una trentina, lei è rimasta incinta, si trasferisce, no, prima si trasferisce in un altro paese, poi ritorna, lo rincontra e rimane incinta, poi non lo vede più. E in tutto questo tempo, il giorno del compleanno di quest'uomo, lei le regala le rose bianche, per far sì che lui si ricorda, però lui non ha mai riuscito a capire il significato. Poi lo rincontra un'altra volta, però lei non ha il coraggio di dirgli niente, non ha il coraggio di dire di suo figlio, perché ha paura che lui può odiarla, e quindi lei è talmente innamorata che non vuole questo, quindi fa di tutto per tenersi il bambino, e quindi per far sì che il bambino sia a livello del padre, perché il padre è un uomo ricco e fa lo scrittore, diciamo si prostituisce, non proprio una prostituta ma accompagna gli uomini nelle serate. Lei era molto bella, molti uomini si sono innamorati di lei, hanno chiesto tante volte di sposarlo, però lei non ha mai accettato perché voleva rimanere libera per lui, anche se lui ogni volta che la vedeva non la riconosceva. Poi lei gli scrive questa lettera, gli racconta tutto perché il bambino
che loro avevano e che avevano loro, e muore. E così gli scrive la lettera, anche lei sta morendo mentre gli scrive la lettera, perché anche lei decide di scrivere la lettera perché sta morendo, perché non avrebbe mai avuto il coraggio di dirlo. Così lui, come finisce a leggere la lettera, ancora non riesce a ricordare, come se tutto quello che ha vissuto, che a leggere la lettera fosse solo un sogno. Poi a un certo punto descrive che si apre la finestra e dentro lo sferfero d'aria, gli vengono i brividi. Allora lui inizia a ricordare. È come se in quel momento sentisse che lei stava morendo. E quindi lui, mi piace quando descrive la fine, dice: percepì una morte e un amore immortale. Questa frase è bellissima, perché lui penso che abbia capito che forse da quel giorno non l'avrebbe mai più dimenticata, anche se lei è morta, lui si sarebbe innamorato di lei da quel momento in poi. Questo secondo me significa. Vittoria, secondo te questo è un romanzo epistolare? Epistolare è una raccolta di lettere, però sì, penso di sì, perché anche uno può essere una raccolta di lettere. E si può dire epistolare una sola lettera? Cosa manca in questa lettera? Non lo so, cioè che manca? Perché la lettera è una, e appunto, non è in tanti giorni. Ho capito. E allora? Secondo me sì, epistolare significa una raccolta di lettere. E questa è una. Quindi no, non va bene. Perché non ci può essere? Perché non è una raccolta di lettere. No, non è che è una raccolta di lettere, hai detto tu? È una. C'è scritto nel romanzo che quando tu leggerai questa lettera io sono già morta. Dunque? Ma lui gliela, lei gliela scritto. Non ci può essere mai risposta. Bene. Vittoria, ti ho seguito anche perché io questo romanzo l'ho letto tantissimi anni fa e devo dire che lei mi era cordialmente antipatica. Non la sopportavo. Io voglio sapere, hai provato empatia per la protagonista, di cui non sappiamo neppure il nome? No, io persino quando ho finito di leggere il libro pianta, quindi è molto... Hai provato simpatia per lei? Sì, in un certo senso sì. Perché, vabbè, anche gli uomini stanno male per amore, ma penso che quando una donna soffre per amore è ancora più grave. Cioè, siamo molto più emotivi, diciamo. Sì, ho capito, ma non pensi che ci sia una forte violenza in questo romanzo? In che senso violenza? Ma scusa, tu hai raccontato la storia di questa donna che praticamente fa tutto lei. Ma lei è innamorata. Ma sarà pure innamorata, ma insomma è lei che decide tutto. Io non ho nemmeno la possibilità di difendermi in questo romanzo. Cioè tu appari... Sì, in questo momento da quel momento che legge la lettera si trova sempre con un senso di angoscia, capito? Non ha conosciuto un bambino. Però io diciamo che l'ammiro, perché ha avuto la forza di crescere un bambino senza di lui. Non è andato da lui perché aveva paura che lo odiasse, questo è quello che mi ha colpito di più. Invece dovevo dire: tu, caro, prima come ci sei venuto? Ti è piaciuto e mo me la sei sola? Ho capito, e perché devi dirmi tutto questo nell'ultimo secondo? Che scusa, che da... Perché mi devi lasciare con questo atroce, diciamo, con questo atroce dubbio? Non so nemmeno chi sei. Non saprò mai chi sei, io non mi ricordo chi sei, non ti ho mai visto, possibile? Lo so, però lei l'ha fatto anche per lui. Intanto mo si è goduto la vita, non ha avuto il peso del figlio, che l'ha avuto solo lei. Ma magari c'è pure la cosa di che si vuole vendare. No, però questa cosa non mi sta bene. Non si deve lamentare, che fino a mo ha vissuto tutto rose e fiori. C'è quella su Bagnese, mo si lamente. No, io non mi... Avrà avuto tantissime storie... Per cui più che amare, lui faceva il collezionista probabilmente, non si ricorda il volto di lei, insomma. Infatti lei nel libro descrive che lui può essere bello, però è egoista. In che senso? Lui cerca di fare il bene, ma è come se lo fa solamente per apparire, non perché lo vuole fare lui, perché poi ha paura del rimorso, ecco. Lo fa perché ha paura, se no non lo fa di sua spontanea volontà, lo fa perché ha paura. Allora, vogliamo un attimo così chiudere questo tuo intervento. Cosa possiamo dire che a chiusura? Di questo libro ci rimane un'incognita, diciamo. Non sappiamo se è esistita davvero questa lettera, oppure l'ha scritto lo scrittore
fatto lui tutto quanto, ma secondo me esiste qualcosa, ci deve essere, perché si vede che è reale, non può nascere una cosa così. Sarebbe stato meglio che finiva che lui andasse da lei e vedevano, che ne so, magari il bambino morire, o magari vedeva lei morire, però sempre che lei moriva contenta di aver rivisto il suo amore. Questo sarebbe stato un finale migliore. Però il libro di per sé è molto affascinante, molto... ti prende dalla prima parola, dalla prima frase. Perché inizia con un... mentre leggerai la lettera, sappi che già sto morendo. Dunque, questo incipit ti ha praticamente coinvolto. Domanda: è un racconto sull'indifferenza? Forse. Sì, c'è tutta l'indifferenza in questo romanzo, perché praticamente lui non si accorge mai di avere questa donna al suo fianco, eppure si incontrano moltissime volte. Eppure lei è molto bella. È molto bella, dunque dovrebbe essere quantomeno notata da lui. Però lui la nota ogni volta, però poi si dimentica, questo è, lui la nota. E dunque prova, si dimentica, perché prova indifferenza per... Ma secondo me con tutte. Con tutte... Sì, non si sa mai innamorata. Bene Vittoria, noi ti ringraziamo per questo tuo ultimo contributo, speriamo che tu possa continuare a leggere quest'estate. Sai che abbiamo una bella biblioteca oggi a scuola, per cui ci sono tantissimi romanzi che potresti portare a casa e piluccare durante l'estate. Bene, grazie. Grazie a lei.